ci vogliono ecologici, ci vogliono precisi e noi lo siamo, solo che a un certo punto si arriva al 1° gennaio 2018 e tocca pagare pure i sacchetti. Io non credo che sia giusto. Io ve lo dico, a me non frega niente dei 2 centesimi per il sacchetto della frutta. Dopotutto spendo talmente tanti soldi in minchiate che sarei incoerente se mi lamentassi. Per fare un richiamo storico, pensate a quando, io me lo ricordo da piccolissimo, i fruttaroli mettevano un vassoietto con le caramelle club, quelle che usavano i fumatori per intenderci, vicino alla cassa e te le inserivano nella spesa per fare cifra tonda e per non darti le 200 lire di resto. È inutile, gli spiccioli sono spiccioli. Quello che non sopporto è però il motivo intrinseco della faccenda, ossia l'ambiente. E mi rifaccio un attimo a Carlo Verdone quando diceva: lo sai a quanto sono arrivati San Giuseppe alla Madonna? Lo sai a quanto sono arrivati San Giuseppe alla Madonna? Sono arrivati a 18.000 lire l'uno. Allora spiegami il senso, tu Stato, spiegami il senso. Perché mi metti San Giuseppe e la Madonna 18.000 lire, mentre il bambinello che è appena un quarto mi metti 25.000 lire? Dai, spiegami il senso, spiega. Ah, vedi che non lo sai. E allora a questo punto lo dico anch'io. Tu, Stato, spiegami come il fatto di pagare 2 centesimi un sacchetto della frutta possa disincentivarmi dall'utilizzo dello stesso, se è la grande distribuzione stessa ad obbligarmi ad usarne uno per ogni tipologia d'articolo? Insomma, non sono io a decidere se utilizzare o meno più o meno sacchetti, riusciamo ad intenderci? E ancora, tu, Stato, mi spieghi come fai a dire che 2 centesimi sono il contributo per l'acquisto del biodegradabile, se i vecchi e resistenti sacchetti in polietilene costavano forse anche di più e non li pagavamo noi? E allora il punto è questo. Vogliamo parlare d'ambiente? Benissimo. Allora parliamone seriamente. Altrimenti 1000 volte meglio Donald Trump quando spara le minchiate sul non riscaldamento globale e non fa niente di niente per l'ambiente, rispetto a noi dell'Unione Europea che ci riempiamo la bocca con questi paroloni e applichiamo delle direttive che sono ininfluenti per noi, per la natura e per il cazzo che vi frega. Meglio un cattivo onesto che un buono bugiardo. Bisogna essere seri nella vita, ricordatevelo, che con 3 euro in meno poveri non ci si diventa, ma presi per il culo, assolutamente sì. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a mettere un like o ad iscrivervi al mio canale Facce di Cubo e vi rimando al prossimo video. Ciao!